No, non inizia, se non parla, se non inizia il presidente. Beh, allora, domande? Andrea, cominciamo con il ritiro. È un po' lontano. Il Bari domani chiude contro la squadra prima nel giro del ritorno, perché questo è il dato importante, la squadra che segna con 17 uomini, è stata capace di segnare, che fa molti gol, soprattutto sui calci piazzati, li sfrutta benissimo. Ci sono tante insidie, no, in questa partita, più delle altre, però il Bari ha un obbligo, deve vincere per forza. Sì, diciamo che incontriamo la squadra che ha fatto meglio nel giorno di ritorno, viene da 15 risultati utili, quindi non è un caso, no? È una squadra che è partita sicuramente per non fare un campionato di vertice e che si ritrova lì davanti con merito, anche perché ha un allenatore come Serse che diciamo mastica calcio da tanto tempo, che questa categoria l'ha fatto, diciamo che è un veterano della categoria, quindi ha saputo creare una squadra che gioca da squadra, perché se andiamo a vedere sulla carta non è una squadra fatta di nomi ma una squadra assemblata lì per fare un campionato tranquillo. Sicuramente i dati che hanno, i numeri, le statistiche dicono quello che hai detto tu, cioè che è una squadra dove Scognamiglio ha fatto mi sembra 9 gol, difensore che fa 9 gol su palle inattive, su tanta roba, quindi è una squadra cattiva sulle palle inattive, ci credono tanto, quindi è una squadra dove noi dobbiamo tenere lontane dalla nostra area. E sicuramente questo, abbiamo passato una settimana molto tranquilla, sicuramente con qualche acciaccato di troppo, però ecco, ci siamo andati bene e io credo che sì, abbiamo l'obbligo di vincere, però è anche vero che abbiamo ottenuto un obiettivo importante come era i playoff, quindi un pochino il macigno che ci avevamo addosso un pochino si è alleggerito, quindi mentalmente possiamo affrontare questa partita senza niente da perdere, quindi con la mentalità giusta, con la mentalità libera e poter fare una grandissima partita. Mister, è stata una settimana tranquilla dopo il chiarimento con i calciatori, perché ieri Pagliani ci ha fatto capire che insomma non sono stati proprio contentissimi delle sue dichiarazioni, ha detto forse il mister è un po' esagerato, lei vuole rispondere? Ma guarda, il mister osserva le partite, valuta la prestazione e poi dice quello che ha visto, no? È normale che io butto una pietra nello stagno e vedo quello che succede, no? Ogni azione c'è una reazione. Perché mi aspetto una squadra esperta come la mia che non abbia cali di tensione come quelli che abbiamo avuto a Brescia, visto che non è la prima volta che succede e visto che se andiamo a fare i playoff non puoi permetterti cali di tensione, e quindi volevo vedere cosa succedesse dopo le mie dichiarazioni. Quindi la squadra non mi ha detto assolutamente nulla, abbiamo parlato della partita, abbiamo parlato dei vari problemi che ci sono stati e sicuramente non gli è andata giù il fatto delle mie dichiarazioni. Però ognuno, io devo, ho un gruppo davanti e quindi devo stimolarli in tutti i modi. Senti, come siamo messi adesso a eventuali ricambi? Tu hai di nuovo a disposizione Bagliani e Sansone. Intanto Maniero è disponibile quantomeno per la panchina. Maniero è convocato, sì. Poi vediamo se... Ti ha fatto giocare dall'inizio? No, non sta ancora al 100%, così come abbiamo avuto qualche problemino con altri giocatori, tipo Rosina che ha avuto un problemino a metà settimana, lo stesso Don Cor, quindi bene bene non è che ci siamo, però sicuramente non possiamo stare a pensare adesso chi scenderà in campo, come abbiamo sempre detto, abbiamo una rosa ampia. Sicuramente darà il massimo, anche perché queste partite sono belle da giocare, no? Partite giuste con tanta gente, con una posta in palio importante, quindi io penso che tutti quanti farebbero carte false per essere titolari domani sera. Ma considerando questa loro capacità di essere forse i più forti sulle palle native di Serie B, ritieni che le scelte saranno anche in qualche modo condizionate dalla
necessità di avere qualche centimetro in più. Voglio dirti, in Donati al centrocampo, che stai alternando un po' con Romizzi negli ultimi tempi, no? In questa partita presumibilmente si lascia preferire anche per una questione di centimetri, o è una cosa ballata la mia, come... Ma guarda, loro non è che sono una squadra fisica, perché se andiamo a vedere non hanno grandi giocatori di struttura, a parte i difensori, perché davanti gioca e Pektovic, no? Davanti gioca Citro, se gioca Coronado anche piccolino, insomma Eramo, non è che, insomma, vediamo un po' anche chi fa giocare, no? Nizzetto e tutto quanto. Cioè, il problema è che loro sono bravi nell'attaccare la palla, cattivi in aria, cioè hanno fatto un paio di gol dove ce n'erano non uno, ma ne erano in tre su quella zona. Quindi, perché sono scartri, sono giocatori esperti che puntano tutto su questo, infatti molte partite le hanno sbloccate proprio su queste palle native. Quindi noi dobbiamo essere innanzitutto bravi a tenerli lontani dalla propria porta e poi bravi a non fare, a non creare falli stupidi dove loro possono sfruttare queste situazioni. Poi la fisicità abbiamo anche noi, perché credo che i nostri difensori, Rada, Tonucci e Di Cesare, non credo che sono piccoli, quindi Don Cor non credo che sia uno piccolino, quindi alla fine la fisicità c'è. Il problema è nelle marcature, dove dovremmo essere più svegli del solito. Mister, scusa un attimo, Pasquale. Mister, mi sembra di capire che Rosina possa essere quasi in dubbio, questo è un grosso problema, visto che l'ho probabilmente più in forma. No, ma non è che può essere in dubbio, ho detto solo che ha avuto qualche problemino, poi questa mattina si è allenato regolarmente, certo non abbiamo fatto un grande allenamento questa mattina visto che giochiamo domani, quindi domani c'è la rifinitura e tanti dubbi verranno sciolti domani mattina. Mister, Cosmi vede favorito Pescara nella volata per la promozione in Serie A, così come anche altre addette ai lavori, insomma il Bari non parte, sembra che non parta favorito in questa volata playoff, secondo lei può essere un vantaggio per voi? Ma meglio così, se è meglio che ci sottovalutano. Logicamente salta all'occhio il Pescara, perché il Pescara è quello che sta, dopo la flessione, è tornato in forma. È una squadra giovane, di qualità, dove ha un centravanti che sta facendo la differenza, è normale che salta fuori il Pescara. Noi abbiamo avuto degli alti e bassi, quindi non avendo avuto tanta continuità è normale che ti stanno un pochino snobbando, però io credo che una volta finito il campionato, che inizia i playoff, partiamo tutti sulla stessa griglia, perché sono le migliori squadre che hanno ottenuto il miglior risultato. Ecco mister, riuscire a qualificarsi al quarto posto significherebbe avere 9 giorni più o meno per recuperare, in virtù di quello che ha detto poco fa, cioè una condizione fisica non ottimale dei suoi uomini, forse è molto importante riuscire a centrare questo obiettivo. Ma guarda, una posizione fisica ottimale, io non credo che non siamo, abbiamo problemi fisici secondo me, è che abbiamo troppe pause mentali, che è diverso, e quindi non avendo troppe pause mentali corri a vuoto e butti via energie nervose e fisiche che non dovresti buttare via, quindi però io credo che è normale che il quarto posto è un posto di privilegio, no? Perché riposi, hai più giorni di riposo, però ecco, non dobbiamo pensare a questo, anche perché sì, hai 9 giorni di riposo, ma le partite vanno giocate, ragazzi, quindi non è che perché hai più riposo vinci contro un'altra squadra, quindi è tutto sta a come prepari mentalmente questa situazione. Logicamente siamo una squadra esperta, dovremmo avere meno problemi degli altri, quindi nella gestione e nel vivere le proprie partite. Leonardo? Sì, il Trapani gioca con una difesa a 5 e poi cerca molto la verticalizzazione. Come pensi di poter abbattere un muro così alto davanti al proprio? Il Trapani gioca a 5 o 3, ma ha giocato anche a 4, ha fatto anche parecchie partite a 4 con il trequartista e con 2 punti lì davanti. Conoscendo Cosmi penso che ha punti di vantaggio, non credo che si viene a giocare la partita qui a Bari, quindi sicuramente si metterà a 5 e cercherà di chiudere tutti gli spazi. Dobbiamo essere bravi a velocizzare, come sempre, anche perché non penso che si metteranno lì dietro e non usciranno mai dalla loro metà campo, quindi è una squadra che non è abituata a questo, a far barricate, è una squadra che tenta di giocare molto anche da dietro,
Quindi sicuramente non, avendo testa libera si verrà a giocare la partita secondo me con la testa giusta, certo non che verranno qui sbarazzini, però sicuramente non verranno qui a fare catenaccio. Pasquale? Mister, ricollegandomi a questa domanda, no? Lei ha parlato spesso dell'importanza dell'atteggiamento dei due terzini, con una difesa a tre, nel caso del Cosmi confermasse appunto la difesa a tre, sarà a maggior ragione varrà questo principio, cioè l'importanza dei terzini di farsi vedere sotto più avanti? Ma sicuramente bisogna rischiare qualcosina, anche perché bisogna impegnarli questi cinque difensori, no? Quindi per impegnarli bisogna attaccarli un pochino sulle fasce, quindi creare qualcosina in più sulle fasce. È normale che i terzini ci dovranno dare una mano, però per caratteristiche noi non abbiamo i terzini che spingono tanto, quindi vedremo di sopperire a questa mancanza con altre situazioni che abbiamo provato in questa settimana. Poi è normale che ogni partita, sai, se riesci a sbloccare subito, dopo 10 minuti salta tutto quello che hanno preparato e diventa una partita diversa da come si è preparato. Luca? Mister, in attacco rientra anche Sansone, quindi c'è anche un problema di abbondanza, se vogliamo. Sansone è stato molto importante negli ultimi 2 mesi, è un giocatore che lavora molto sulla fiducia. De Luca invece sta recuperando gambe, ecco, farà più una scelta fisica o mentale? Ma guarda, per le scelte, ripeto, ci sarà ancora domani, perché non possiamo sbagliare niente adesso, no? Quindi vediamo, sono tutti idonei, quindi c'è anche Boateng che si è ripreso anche lui un pochino, quindi abbiamo insomma molte scelte, vediamo all'ultimo, domani c'è la rifinitura, vediamo un pochino chi mi dà, tanto io vivo di sensazioni, quindi domani vediamo un po' la sensazione che ho degli attaccanti e poi sceglierò i tre che andranno in campo. L'ultima, Davide Lattanzi. Mister, lei prima giustamente diceva il fatto un po' delle pause mentali, perché poi in effetti è vero che questa squadra sul piano fisico problemi non ne ha, perché poi quando decide di giocare, quando si scrolla tutto dalla testa, li mette lì gli avversari, è successo tante volte nella sua gestione. Il fatto che domani appunto non ci sia niente da perdere, che bisogna solo vincere, tanto peggio non può andare, può essere un vantaggio. Ma sì, come ho detto prima, abbiamo la testa libera, no? Da qualsiasi tipo di obiettivo, nel senso che c'è un quarto posto da raggiungere, ma non credo che sia così pesante raggiungere un quarto posto, quindi ormai i playoff ce lo siamo assicurati. Io mi aspetto una grande partita, senza tanti pensieri sulla testa. C'è una squadra che ci ha fatto vedere a tratti di essere una grande squadra, ma se andiamo a vedere con il Modena, col secondo tempo col Pescara, se andiamo a vedere con il Vicenza, andiamo a vedere con il Crotone, perché a 7 minuti alla fine non puoi perdere una partita del genere come abbiamo giocato, andiamo a vedere con la Salernitana, la stessa con la Salernitana che sarà una partita quindi, e che ci portiamo questa situazione da quando sono arrivato io, perché poi non posso parlare prima, quindi da quando sono arrivato io ci portiamo questa situazione. E questa situazione va migliorata con gli allenamenti, di stare più sul pezzo degli allenamenti, non avere pause in allenamenti, così alleni anche la testa a stare concentrata per 90 minuti, che è una cosa importante per questi playoff. Mister, è un Bari capace di vincere all'ultimo respiro, mutuando il titolo di un video che abbiamo realizzato proprio che esalta la capacità di riuscire a vincere le partite all'ultimo istante. Vorrei chiederle, è un Bari che deve superare anche la sindrome da San Nicola pieno, perché raramente quest'anno è riuscito a regalare una gioia nonostante una cornice importante di pubblico. Quanto è importante questo aspetto, anche per non abbassare un po'? Ma io spero che sia stata solo coincidenza il fatto che tutte le volte che lo stadio, che i tifosi sono venuti, abbiamo, diciamo, non dico toppato, però non abbiamo fatto grandi prestazioni, quindi io spero che sia solo una coincidenza, anche perché penso che si preannuncia domani quasi tanta gente, forse si supera il record di presenze, quindi per un ex giocatore entrare in campo e vedere tutta questa gente mi dovrebbe dare, cioè io parlo da ex, io quando vedevo tutta questa gente mi caricavo, quindi, ma già in panchina quando vedo la curva piena con quella coreografia, con quella cosa, c'ho la pelle d'oca, quindi io credo che un giocatore che va in campo deve essere, cioè vedere tutta quella gente gli deve dare una carica massimale, quindi anche perché sono gente che hanno vinto campionati e sono abituati a questi tipi di palcoscenici, no? Quindi spero che sia stata solo coincidenza. Senti Andrea, no, è il mio dovere farla prima di andare a casa. Dimmi. Presidente, si è sbilanciato 2 volte questa settimana, nel giro di 3 giorni.
tanta roba. Sulla stima totale che hanno i tuoi confronti, sul fatto che sembrerebbe abbastanza così tranquilla una tua eventuale conferma. Comunque lui è propenso. L'esperienza mi insegna nel calcio che le cose cambiano presto, soprattutto per via dei risultati, che sono una brutta bestia, no? E che spesso decidono anche sul piano morale determinate scelte, no? Ora però il Presidente ha detto la sua, adesso è giusto che dica pure tu la tua. Il tuo futuro lo vedi condizionato a come vanno i playoff? Te la faccio più semplice, do anche le opzioni se vuoi. A, lo vedi condizionato a come vanno i playoff? Lo vedi condizionato al fatto di poter giocare, quindi giocarti la Serie A con il Bari? Questa è la B. La C dipende anche dalle offerte che avrai, perché se ti viene il Liverpool, pare che ti sia cambiato, a parte le scherzi, se ti viene un'offerta importante dovresti prenderla anche, credo, no? In esame, come fa qualsiasi guarda giornalista. Io ti dico, come ho sempre detto, io a Bari sto non bene, sto benissimo. Mi sono trovato subito a mio agio, sembra di stare a casa, quindi sto troppo bene qua. Mi sono innamorato, diciamo, di questa città, anche perché ho trovato tanti, i tifosi ci hanno accolto molto bene, non era facile, quindi, perché non è sempre facile trovare, andare d'accordo, no, con una città, perché arrivi. Io però sono molto schietto, sapete, no? Io dico quello che penso e forse mi hanno accettato per quello che sono. Per quanto riguarda il Presidente, mi fa piacere che il Presidente ha questa idea e questa voglia di riconfermarmi. Da parte mia non c'è nessunissimo problema, però io credo sempre, come hai detto tu, vediamo come va a finire, perché poi le certe situazioni cambiano a seconda del risultato, no? Mi è successo già a Perugia una volta che ero stato riconfermato subito dopo la partita, poi a bocce ferme sono stato mandato via. Quindi io credo che la stima c'è da parte del Presidente e da parte mia, andiamo d'accordo, si vede che non abbiamo avuto mai uno screzio, mai niente, anzi non parliamo mai da Presidente allenatore, ma parliamo come amici, quindi e questo è tanta roba per un allenatore, no? E poi bisogna vedere anche i programmi che ci sono, che cosa si vuole fare, da come si vuole ripartire, insomma tante piccole cose che dobbiamo valutare a bocce ferme. Anche se per uno che non ha ancora fatto la Serie A da allenatore sarebbe stimolante, credo, poter iniziare in una piazza come Bari, che non è proprio una piazza piccolina, anche in Serie A. Ma Bari non è piccola, no? Bari non è piccola in Serie A, anzi. La mia era una bella. Non è fare la Serie A partendo da Chievo e Empoli, voglio dire, con piazze più serene, ma è una piazza già molto impegnativa, no? Vaina con una piazza importante. Ma sicuramente, ma è sempre stata, come ho sempre detto, questa piazza è una piazza importante sia in B, ma anche in A. Perché cioè, non mi dire Chievo e Empoli, giusto perché hai detto chi? Perché hai detto Chievo? Chievo e Empoli, perché è uscito sul giornale. Ma non c'è assolutamente nulla. Ragazzi, vi posso assicurare, non c'è assolutamente nulla, non ho parlato con nessuno e sinceramente io prima di accettare qualsiasi cosa io parlerò sempre con il Presidente per vedere cosa si può fare e cosa non si può fare qui, perché il mio obiettivo era quello di portare in A questa squadra, speriamo di riuscirci. E speriamo di riuscirci questo e poi vediamo quello che possiamo fare. Poi se non ci riusciamo, quest'anno, speriamo di riprovarci l'anno prossimo. Quindi, però a bocce ferme, tutto si fa a bocce ferme, nel senso che finiamo il campionato, la testa si è libera di testa, vediamo i programmi, vediamo la squadra che si deve fare e poi decidiamo insieme. Ok, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.